Un grandissimo benvenuto a tutti voi che state guardando questo video. Oggi vi presento il tutorial di un solitario di mia personale invenzione, che è la rivisitazione di un famoso solitario che ho già pubblicato su questo canale probabilmente anni addietro e si chiama 5 su e 5 giù. Questo invece l'ho chiamato 7 out all'inglese, mi piaceva, 7 fuori, ma mi piaceva più la parola inglese. Diciamo che ho stabilito delle regole un pochino diverse utilizzando non in questo caso un mazzo di carte italiane, bensì di carte francesi, in modo tale da renderlo non solo diverso, ma anche con una piccola incognita, diciamo, nel gioco, nello svolgimento del gioco, che potrebbe essere determinante per la riuscita. Fatemi sapere nei commenti se la mia invenzione odierna vi piace, perché ci tengo a saperlo, e anche ovviamente se vi fa piacere mettetemi un bel like, condividete il video e nei commenti come sempre anche suggerimenti per nuovi tutorial. Per giocare a 7 out vi serve un mazzo di carte anglo francesi, che sono le tradizionali carte da poker, privato dei jolly, quindi voi avete 52 carte. Lo svolgimento, come dicevo, è simile a quello del 5 su 5 giù, perciò si girano tre carte, vedete, tre carte coperte. Voi non potete scoprirle una alla volta, cioè lo potete fare ma è completamente irrilevante, perché potete prelevare solo la terza, cioè quella che vedete vi appare per prima quando le girate. Si procede di 3 in 3. L'obiettivo del gioco qual è? Creare 4 mazzetti, ciascuno corrispondente ad ogni seme, 8 in tutto, 4 che termineranno con l'asso e 4 che termineranno con il re. Però ricordiamoci che queste sono carte da poker, il che significa che per ogni seme ci sono 13 carte. Cosa succede? Io elimino i 7, ma non li elimino all'inizio. Praticamente i mazzetti saranno composti, progrediranno nel seguente modo. La prima fila partirà dal 6, quindi avremo 6, 5, 4, 3, 2 e asso, e terminerà con l'asso, perciò sarà in senso discendente. La seconda fila, che io posizionerò in alto, sempre ciascun mazzetto corrisponderà ad un seme, sarà viceversa in ordine ascendente, quindi comincerà con l'8, perché ricordo che abbiamo eliminato che elimineremo i 7, con l'8, 8, 9, 10, jack, donna e re, e terminerà con il re. Alla fine avremo i nostri 8 mazzetti, una fila tutta con gli assi, una fila tutta con i re. Come funziona il 7? Come vengono eliminati i 7? Adesso lo vediamo. Mano a mano che voi procedete con il gioco, ecco qui c'è un 6, lo prendo perché vado a costituire il primo mucchietto. I 7 mano a mano che emergono dalle tre, ecco, ne abbiamo giusto qua uno, eccolo. Io cosa faccio? 7 fuori, lo elimino semplicemente, lo metto a lato. Ma cosa comporta questo? Che al giro successivo ci sarà una carta in meno, quindi questa sarà, o quella successiva, ne abbiamo già eliminata una, entrerà in gioco, mentre adesso non lo è. La particolarità di questo gioco, che ormai avete già compreso come funziona, anche perché, ripeto, non vi è nuovo, anche se io l'ho modificato, ecco l'8, ed ecco un bel 7 che eliminiamo, via, 7 fuori, perfetto. Dicevo, la conclusione, ma guardate, state portando fortuna, cioè, non so, che io, oh, 7 fuori, no vabbè ragazzi, ma questa è una specie di, cos'è oggi? Cioè l'ho inventato, no veramente non mi è ancora riuscito, l'ho solo inventato, sperimentato,
Dicevo, la particolarità è che se alla fine, ovviamente potete ripetere diciamo così, la lettura, non è corretto. Ecco, l'ultima carta, intanto, anche se è una sola, l'ultima si può sempre utilizzare, entra sempre in gioco, quindi la prelevate dal tallone e la mettete dal tallone scoperto, la mettete al suo posto, nel caso in cui ve ne sia ovviamente possibilità. Se per caso arrivate a un punto in cui non potete più muovere nulla, cioè nel senso che non c'è più gioco, non avete, voi girate le vostre carte tre alla volta fino alla fine del tallone, fino all'esaurimento del tallone, e vi rendete conto che non entra più in gioco alcuna carta, non avete più nessuna possibilità. Potete controllare, questa è molto interessante come caratteristica del gioco, potete controllare se i sette sono tutti espulsi. In questo momento ne abbiamo espulsi ben tre. Se i sette non sono tutti espulsi, ma ve ne è ancora uno o più di uno all'interno del mazzo, voi potete prelevarlo e espellerlo fuori, metterlo fuori. E in tal modo avrete una possibilità in più o due, a seconda di quanti ne erano ancora, si trovavano ancora all'interno del vostro tallone. Avete più possibilità di eventuale riuscita, non si sa mai. Alle volte, beh, per ora non sta andando male, vi dico, non sta andando male considerato tutto. In realtà il solitario sta venendo. Ecco, le ultime tre, ma non ci posso credere. Guardate che roba. Però dai, quando è così, ecco, non ci avevo pensato e in diretta con voi faccio succedere il finale. Beh, essendo meno di tre, stabiliamo che si possono collocare, perché sono meno di tre, si possono collocare ed il solitario è riuscito. Benissimo, sono ben felice che mi sia riuscito in diretta, anche perché appunto l'ho inventato io. E questo gioco spero vi piaccia, fatemelo sapere e noi ci vediamo prestissimo alla prossima pubblicazione video. Ciao ciao!